Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Sono in Deuda Sticciosa. Questo vuol dire che sono qui per un nuovo story time. Mi sa che adesso opterò sempre per questo outfit da story time, perché comunque è un video più sciallo, più tranquillo, più sostanzialmente. In questo story time vi volevo raccontare di quando quasi ho ucciso un cinese. Il titolo non è un titolo clickbait, anzi stava proprio per succedere. Allora, tutto risale a martedì scorso, quindi martedì 7, al compleanno di mio fratello, quando appunto sono andato in un negozio cinese per comprargli appunto un regalo, comunque per fare un giro, giusto per farmi un'idea. E praticamente ho visto che c'erano un paio di cuffie fighe, quelle tipo grosse, quelle belle comunque, che facevano da Bluetooth, erano anche la radio, si potevano usare anche col cavo, quindi comunque erano molto fighe. E comunque, cioè, costavano anche, cioè, per essere cinese, comunque quasi 20 euro, cioè alla fine per un paio di cuffie, ripeto, cinesi. Vabbè, le ho comprate tutto quanto, esco dal negozio, salgo in macchina per provarle e tutto quanto, e vedevo che non riuscivo a mettere la batteria. Quindi tranquillamente sono tornata dentro e gli faccio: scusa, mi puoi mettere la batteria? E me l'ha messa dentro, tutto a posto. Dopo appunto vado per provare proprio le cuffie in sé, e andava solo, tipo la radio andava solamente una radio francese, il Bluetooth non si collegava, c'era il buco del jack delle cuffie, ma non c'era il filo proprio per le cuffie, per collegare la cuffia al telefono. Comunque doveva essere in dotazione. Anche ho detto: senti, la riporto indietro, mi faccio ridare i soldi e andiamo a prendere qualcos'altro di un pochino più decente. Anche perché non lo so, ma non mi convincevano, mi sapevano che si sarebbero rotte da qui a nulla. Qui appunto entro e gli faccio: guarda, le ho provate, non vanno, comunque non promettono di fare quello che c'è scritto sulla confezione, quindi non le voglio, rivorrei i soldi indietro, come si fa in ogni negozio. E questo ha cominciato a dire che non potevano farlo, ma che mi avrebbero dato un buono del 50%. Teoricamente ci sono alcuni negozi che lo fanno, ma come funziona? Se, che ne so, spendi 18 euro, ipoteticamente, ti danno un buono del 50% dei 18 euro, quindi un buono da 9 euro da spendere appunto su tutto quanto. Loro no, loro intendevano che avevo il 50% su qualsiasi cosa che io avessi preso, quindi anche se prendevo una roba da 20 centesimi, la pagavo 10. E già qui mi sono girato un po' le balle e gli faccio: no, io vi voglio indietro tutti i miei soldi. C'era anche il cartello con scritto che per il rimborso della merce o comunque dell'articolo serviva lo scontrino che io avevo, e appunto la merce o comunque l'articolo con tutti gli oggetti o comunque i vari gadget in dotazione. Io comunque, per conferma di quello che stavo leggendo, ho chiesto anche a una signora che era lì in cassa. Gli faccio: scusi, ho letto bene o sono io che sono rimbambito? E mi fa: no, hai ragione. Al che qui arriviamo alla parte in cui il mio istinto omicida sta per uscire fuori dal mio esile corpo. Questo cinese è andato davanti alla cassa, dove appunto c'era questo foglio, e nel mentre che io dicevo: però il foglio dice così, c'è scritto nero su bianco che posso riavere i soldi indietro, è arrivato, me l'ha strappato, dove mi fa: questo non è più valido. E gli faccio: ah, da questo momento non è più valido. Anche stavo per chiamare la polizia, se ho detto: Gabri, stai calmo, cerca di mantenere la calma. Poi vi giuro, a me una cosa che mi ha dato veramente veramente molto molto fastidio, anche perché l'ho vista come una mancanza di rispetto. A me, vi giuro, mi dà troppo fastidio quando dico gli stranieri, ma non è un modo razzista di dirlo assolutamente, però per farci capire, parlano nella loro lingua e intanto ti guardano e ti indicano. A me mi dà un fastidio allucinante. Infatti gli faccio: scusa, puoi parlare con me in italiano e poi dopo parli con lui, o comunque se prima devi parlare in cinese parla prima con lui, non guardarmi e non mi indicare e non ridere soprattutto, e poi parla con me. Loro hanno giustificato col fatto che questo non sapesse parlare italiano e che non riusciva a capire, quando io prima ci avevo fatto anche un discorso, ma vabbè, dettagli. Quindi sta di fatto che insistevano, anche io gli faccio: finché non rivedo tutti i miei soldi io rimango fermo qui e non mi muovo. Sarà passato un buon 20 minuti, quasi mezz'ora, non sto esagerando, quando continuavo a dire: chiamo la polizia, al che hanno preso un foglietto, comunque un block notice, diciamo, non so come chiamarlo, tipo il blocco dei rimborsi. Quindi comunque era una cosa che si poteva fare, che erano già fatto, perché comunque mancavano un po' di foglietti. Appunto mi ha fatto il coso con tutti i dati, non so come chiamarli, mi ha fatto firmare, e per ripicca, cioè ditemi la maturità di quelle persone, io ho speso 16,90 euro, mi hanno dato tutti i pezzi piccoli, mi hanno dato 3 pezzi da 5 euro, l'euro mi hanno dato spezzato in 50-50 e il 90 tutto con monetine da 5 centesimi. Ho capito che l'hanno fatto apposta, perché quello che ipoteticamente
praticamente non parlava italiano, continuava a dargli tipo dei colpetti sulla spalla, a indicare i soldi, a ridere e a guardarmi. Infatti, appena mi ha dato i soldi, gli faccio: guardate, mi avete fatto un favore perché io mi colleziono i soldi così piccolini, quindi veramente grazie mille. Cioè, per farvi capire la maturità delle persone. Quindi io ovviamente in quel negozio non ci metterò più piede, anche perché veramente stavo per commettere un omicidio, perché vi giuro, non sto scherzando, mi stavano letteralmente tremando le mani, o comunque prudendo le mani, vi giuro, avrei dovuto mollare un pugno. Ma più che altro per il fatto che abbi rispetto, sei in Italia, prima parli con me in italiano e poi parli con che sia nella tua lingua. Poi non lo so, magari la vedrò in un modo strano io. E niente ragazzi, questo era il mio story time del mercoledì. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, escono video ogni settimana. Vi invito giù nei commenti a scrivermi se anche voi avete avuto qualche episodio del genere, che avete litigato con un commesso al punto di volerlo ammazzare. Vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sui miei video e leggere il prossimo video. Ciao ragazzi!